Una buona giornata e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di tematiche relative all'assetto sanitario abruzzese e soprattutto andiamo subito in diretta a Teramo perché diamo il buon pomeriggio a Paolo Renzetti e ovviamente al suo ospite Maurizio Di Giosia, direttore generale della ASL di Teramo, presentato proprio nella giornata di oggi. Un buon pomeriggio Paolo, un buon pomeriggio anche al direttore Maurizio Di Giosia, a cui ovviamente rinnoviamo gli auguri di buon lavoro. Buon pomeriggio Paolo, insomma facciamo un po' il punto di quello che sarà il presente e anche il futuro della ASL Teramo. È proprio così, grazie Jacopo, un saluto ai nostri telespettatori, ovviamente a te, un ringraziamento particolare al dottor Maurizio Di Giosia, direttore generale dell'ASL di Teramo, che ovviamente in una giornata particolare è riuscito a regalarci qualche minuto per questo collegamento in diretta qui dalla sala intitolata Roberto Fagnano della ASL di Teramo. Dottor Di Giosia, una nomina importante per lei, di grande prestigio, perché lei lo ha detto, lo ha ricordato più volte, ha iniziato a lavorare nella ASL di Teramo e da 30 anni in questa ASL conosce, possiamo dire, tutto della ASL di Teramo. Conosco tutto perché l'ho vissuta, e oggi siamo qui in questa sala non a caso, è la sala Roberto Fagnano, che è stato il mio maestro negli ultimi 5 anni, quello che mi ha insegnato e dato la spinta a crescere e mi ha incoraggiato in questi anni, mi ha incoraggiato soprattutto quando è andato a fare il capo dipartimento della regione ed oggi purtroppo lui non c'è più, io mi ritrovo qui a gestire, a dare continuità al suo mandato, però segno di continuità ma anche nuovo modo di gestire la sanità teramana, che deve essere riportata al centro della sanità abruzzese, perché Teramo ha una sua tradizione, una sua dignità sanitaria importante, la dobbiamo preservare, anzi sempre di più dare impulso ad essere un punto di riferimento. Per lei è un lavoro ovviamente di grande impegno, impegnativo, perché sono tante le cose da fare. Lei ricordava giustamente l'ospedale di Teramo e poi ci sono altri due presidi ospedalieri importanti, quello di Giulianova e quello di Sant'Omero. E c'è altri pure. E c'è altri, esattamente. Sono tre i presidi. Qui ecco, è importante riformulare una rete ospedaliera importante, perché ecco, bisogna dare dignità a tutte le... agli altri ospedali, agli altri presidi ospedalieri, ma soprattutto va dato un'importanza fondamentale a Teramo, che deve divenire un ospedale hub di riferimento. Ecco, e appunto per questo siamo ambiziosi di puntare a realizzare un nuovo nosocomio che sia come contenitore, ma anche nei contenuti, per riqualificare la sanità teramana. Tra l'altro lei questa mattina nel corso della conferenza stampa, alla presenza dei vertici della Regione Abruzzo per quanto riguarda l'assessorato alla sanità, ha detto: ci sono tante cose da fare ma io coinvolgerò tutti, dal primo all'ultimo dipendente della ASL, non lascerò fuori nessuno. Assolutamente, è fondamentale, se si vuole lavorare bisogna lavorare in sintonia, bisogna lavorare in un lavoro di squadra. Noi abbiamo tantissimi operatori bravi, a cominciare dall'ultimo fino ad arrivare dal punto di vista del comparto, quindi parlando del comparto, parlando del personale medico. Adesso dobbiamo qualificarci ancora di più con i nuovi concorsi che andremo a fare sia a livello apicale che dei concorsi dei dirigenti medici. Certo, alcune criticità ci sono, non riusciamo a reperire medici anestesisti, noi abbiamo una carenza importante dal punto di vista degli anestesisti di Teramo e questo ci dà alcuni problemini che ci comporta, però grazie all'impegno di quelli che oggi sono in servizio e alla devozione, all'attaccamento all'azienda, siamo riuscendo a sopperire in maniera adeguata, ecco. Però dobbiamo ancora impegnarci un po' di più, stiamo facendo concorsi per tutti i livelli dirigenziali medici, dobbiamo acquisire il personale, che è importante anche per l'abbattimento delle liste d'attesa, che è uno dei problemi più che oggi ci attaniano di più, soprattutto dopo l'avvento del coronavirus. Ecco. Lei ha toccato proprio uno degli argomenti di cui si è parlato anche questa mattina nel corso di questa conferenza stampa, di questa presentazione proprio dopo la sua nomina. Allora noi possiamo andare a vedere il primo contributo
contributo che abbiamo realizzato questa mattina all'ospedale Mazzini di Teramo. Andiamo ad ascoltare le parole dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri, che ha fatto anche il punto sulla situazione che si sta vivendo in queste ore in Abruzzo per quanto riguarda il Covid-19. Assessore, parliamo anche un po' di quella che è la situazione di queste ultime ore in Abruzzo per quanto riguarda i contagi. La giornata di ieri ha segnato 10 positivi, questo è il numero che è stato reso noto proprio dal suo assessorato. C'è un po' di preoccupazione o comunque è un trend nazionale che forse anche vi aspettavate? Allora, il trend è nazionale, i piccoli focolai sono dislocati nella nostra regione così come sono dislocati in tutta la nazione. Questo significa che non bisogna assolutamente abbassare la soglia dell'attenzione perché il virus è presente, bisogna evitare, come abbiamo già messo più volte stabilito nelle procedure, quelli che sono i momenti di assembramento, i momenti di grandi relazioni. Quindi massima attenzione, riportare sempre quelli che sono i dispositivi, ma l'elemento di forza è che oggi abbiamo una grande esperienza sul campo e quindi riusciamo subito a definire la provenienza, quindi mettiamo in atto quella che è la tracciabilità di ogni caso e quindi una prevenzione adeguata. Assessore, se dovesse però permanere anche nei prossimi giorni qualche piccolo focolaio, seppur molto circoscritto, potrebbero esserci dei provvedimenti ad hoc adottati dalla regione? Ma noi i provvedimenti ce li abbiamo sempre pronti, saremo in grado di adottarli e quello che vorremmo evitare, però dobbiamo metterli in pratica se dovessero esserci dei focolai di alta complessità. E dunque queste le parole che abbiamo ascoltato da parte dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri a proposito di coronavirus. Direttore, la situazione ovviamente oggi è una situazione tranquilla rispetto a qualche mese fa, però voi state lavorando ovviamente per qualsiasi evenienza, per farvi trovare pronti, così come in tutto l'Abruzzo, qualora dovesse comunque arrivare una seconda fase che ovviamente nessuno si augura. Assolutamente, ecco, innanzitutto abbiamo dovuto tutelare, salvaguardare l'azienda nel momento clou dell'emergenza e per questo devo ringraziare tutti gli operatori, soprattutto quelli che erano in prima linea, dei pronto soccorso, delle malattie infettive, dell'ospedale di Atri, che è stato fondamentale come scelta per combattere appunto questo male oscuro che nessuno conosceva. E dopodiché abbiamo, una volta che lo abbiamo ben individuato e ben capito come poteva essere gestito, ci siamo resi conto che bisognava andare sul territorio ed è lì che si svolgerà la sfida del futuro. Noi batteremo tutto sul territorio perché è fondamentale non ospedalizzare questi malati, perché bisogna come possiamo dire, gestirli sin dal momento in cui entreranno a contatto, se e diventeranno a contatto con questo virus. Noi qui a Teramo, ringraziando Dio, abbiamo una situazione di tranquillità, da diversi giorni siamo a contagi zero, alcuni, gli unici contagi che abbiamo sono contagi di persone che rientravano dall'estero, quindi non c'è virus autoctono in questo momento. Monitoriamo costantemente con il Dipartimento di Prevenzione e con l'UCAT tutta la situazione in ambito provinciale. Dobbiamo essere vigili, ma dobbiamo essere vigili noi, ma devono essere anche i cittadini consci di rispettare le regole sul distanziamento, le regole sulla mascherina, le regole di, come possiamo dire, di evitare assembramenti che possono essere fattori di riapertura di focolai che dopo andranno. Io quello che temo, ecco, questi giovani, e lo dico a cuore aperto, di stare molto attenti nel momento in cui vanno in locali, perché andranno lì, è lì il maggior pericolo, che dove può essere avvisato il contagio, perché lì, cioè, se lungo la costa, lungo il mare, si andranno a incontrare ragazzi che provengono da diverse regioni e quindi dopo, una volta che se lo si contagia, lo si riporta a casa e può portare dei problemi a livello familiare.
dobbiamo stare attenti, rispettare le regole che ci hanno detto a cui dobbiamo ottemperare, e questo faciliterebbe notevolmente, come possiamo dire, la salvaguardia dei cittadini dal contagio. E inoltre dobbiamo pensare anche al futuro, al prossimo autunno. Invitiamo subito, noi dobbiamo invitare tutta la popolazione a vaccinarsi per l'influenza che arriverà, perché a quel punto diventerebbe molto complicato scindere la febbre dall'influenza normale, da quella che potrebbe essere il coronavirus. Certo, noi non allenteremo, anche se porta dei disagi a livello di accesso alle strutture sanitarie, noi in questo momento non abbiamo nessuna intenzione di rallentare i controlli di accesso negli ospedali e in tutte le altre strutture sanitarie. Bene, direttore, a sottolineare proprio tutto questo. Noi allora andiamo ad ascoltare ora invece il secondo contributo che abbiamo registrato questa mattina nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella sala conferenze dell'ospedale Mazzini di Teramo, con il direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, Claudio Damario. Le grandi regioni che hanno governance del sistema sanitario regionale si basano proprio sul concetto di direttori generali in squadra con la pianificazione e la programmazione regionale, proprio perché i grandi obiettivi ormai, le grandi sfide sono sempre quelle di carattere nazionale. La regione Abruzzo deve recuperare uno spazio nazionale per il quale ha delegato altre regioni. Dobbiamo riportare in Abruzzo tutta la specialistica che purtroppo è andata via per motivi legati alla non organizzazione. Dobbiamo riportare quella mobilità passiva anche di alta qualità, soprattutto nell'ambito dell'oncologia medica. Dobbiamo riportare in Abruzzo tutta quella specialistica inerente ad esempio all'età evolutiva. Noi abbiamo tantissimi ragazzini gestiti e seguiti per patologie di tipo comportamentale in altre regioni. Non c'è motivo di trasferire questi pazienti e anche costringere le famiglie poi a migrazioni di tipo logistico-sanitario. Abbiamo ad esempio tutta l'area che riguarda la neuroriabilitazione elevatissima, che purtroppo è quasi per il 40% appaltata da regioni che ci circondano, anche perché questo tipo di situazione non solo ci penalizza a livello di costi, ma ci penalizza anche a livello di controllo di qualità di queste attività, perché mentre le attività che noi abbiamo sul territorio comunque lo controlliamo, quelle che si svolgono al di fuori della nostra regione le paghiamo ma non le controlliamo, quindi è anche importante dal punto di vista dell'appropriatezza. Poi c'è il problema importante di come rimettere in piedi in questa regione finalmente in modo conclusivo le reti salvavita. Io mi riferisco al politrauma, alla rete dell'infarto, alla rete dell'ictus, che da soli praticamente creano quello che è il modello del sistema di emergenza insieme al territorio 118. Quindi questo è importantissimo, perché la messa in sicurezza che sia equa per tutti i cittadini e per tutti i punti di accesso della regione è fondamentale. Anche il dottor Damario, io intervengo da studio, Paolo, per fare una domanda al dottor Di Giosia, anzi un paio di considerazioni ma rapidissime. La prima, non le chiedo se sarà insomma una reggenza in discontinuità, perché di fatto lei già era un facente funzione. Le chiedo, in questo periodo che ci siamo lasciati alle spalle, il momento di acuzie, di maggiore acuzie, il momento più difficile è stato da dover gestire le situazioni di infezione all'interno dell'ospedale Mazzini? Certamente, è stato uno dei passaggi che hanno ingenerato anche tanta contestazione da parte di chi mi aspettavo invece che sostenesse l'azione della ASL teramana. In quei momenti è necessario unità insieme. Ecco, si è sentito un po' tradito allora, se posso inserirmi. Io non mi sono sentito tradito da nessuno, mi sono sentito tradito dal fatto che avrei preferito che tutte le istituzioni si dovevano stringere insieme per combattere un nemico che nessuno conosceva, che neanche l'OMS, il suo superiore sanità, sapeva con precisione come andava gestito, come andava combattuto e come andava monitorato.
Noi abbiamo fatto il nostro meglio, purtroppo abbiamo avuto dei problemi in alcuni reparti ospedalieri, alcuni problemi non dovuti tra l'altro neanche alla imprudenza, all'imperizia da parte nostra, sono accaduti perché arrivavano asintomatici, arrivavano persone che erano pure che non si sospettasse nulla, invece hanno dato alcuni problemi, però lo abbiamo affrontato nella maniera più dignitosa. Circa un centinaio di dipendenti sono stati coinvolti, ringraziando Dio tutti sono guariti e tutti sono tornati al lavoro, per altri invece in alcuni reparti è successo quello che non si aspettava, però ecco, la ASL in quel momento ha usato tutte le precauzioni possibili e immaginabili, tant'è che ne siamo usciti, si pensava che questo portasse a un contagio generalizzato cittadino, questo non è stato, grazie all'operatività dei miei collaboratori della prevenzione, grazie all'operatività dei medici degli ospedali di Teramo ed Atri e grazie a tutto il personale del 118, dei DEA che hanno lavorato con impegno, devozione, giorno e notte senza badare a nulla. Ecco. Io la ringrazio e ovviamente le auguro un buon lavoro al neo direttore generale della ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia. Grazie per il tempo che ci ha concesso. Grazie ovviamente anche a Paolo Renzetti. Grazie a voi. Linea a te, Jacopo. Grazie. Noi possiamo rientrare adesso e cambiamo decisamente argomento perché polemica sul ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Secondo la consigliera pentastellata Sara Marcozzi non è così che si promuove l'Abruzzo. Non sanno nemmeno fare opposizione, la risposta piccata dell'assessore Mauro Febbo. Anche il calcio è occasione per lo scontro politico. Nessuna partitella tra membri di partito, ma un aspro dibattito a distanza tra l'assessore Mauro Febbo e la consigliera Sara Marcozzi. Il motivo del contendere è il ritiro estivo del Napoli Calcio a Castel di Sangro. La società sportiva quest'anno riceverà dalla regione circa 1 milione di euro. Questo è il prezzo per far venire i campioni di Serie A in Abruzzo. La somma prelevata dal microcredito di Abruzzo Sviluppo è un investimento che, secondo le stime della regione, porterà soldi per il turismo dei tifosi e il ritorno d'immagine. Dal microcredito delle imprese non si tratta di 1 milione di euro, ma si tratta di 1 milione e 200 mila euro per 6 anni, quindi 7 milioni e 200 mila euro. Qui non si contesta né il Napoli Calcio, che è una squadra autorevolissima e per la quale simpatizziamo anche, né il fatto di voler promuovere un territorio. Il punto è che con 7 milioni e 200 mila euro probabilmente si sarebbe potuto promuovere l'intero Abruzzo con altre iniziative. Io penso ad esempio alla famosa Film Commission, con la quale ci riempiamo tutti quanti la bocca e diciamo sempre in Puglia è avvenuta una cosa straordinaria con il finanziamento della Film Commission. Questa poteva essere l'occasione, con 7 milioni di euro, di finanziarla e di esportare l'Abruzzo in giro per il mondo e non per la Campania. Parliamo di fondi 2000, programmazione 2000-2006, programmazione 2007-2013, fondi liberi, come si chiama tecnicamente, perché sono a disposizione del bilancio della Regione Abruzzo, quindi forse qualcuno queste cose non le capisce e quindi parla a vanvera. Per quanto riguarda manifestazione unica, non credo, 15 giorni abbiamo le maggiori testate e i media nazionali e internazionali fissi su un territorio interno come quello dell'Alto Sangro, con migliaia di tifosi del Napoli che verranno dalla Campania e da fuori Campania, perché sappiamo che i tifosi del Napoli oramai ad oggi già c'è quasi il tutto esaurito, quindi francamente credo che dovrebbero fare bene meglio la loro opposizione, perché non si fa su queste cose che portano solamente ricchezza e portano soprattutto un'immagine bella e importante alla Regione Abruzzo. Credo che qualcuno forse debba prima capire come si amministra e che cosa si amministra, se non si ha la capacità di leggere i documenti e di non capirli. Le carte le stiamo leggendo, non penso che convenga all'assessore Febbo di incitarci a fare questo, perché sa bene che già lo facciamo e ogni volta che lo facciamo scopriamo qualche magagna. Cronaca adesso, una donna di 63 anni di origini tunisine
è morta in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la provinciale Bonifica, nel territorio del comune di Maltignano, in provincia di Ascoli Piceno. La 63enne era alla guida di una vettura che, per cause al vaglio dei carabinieri che hanno compiuto dei rilievi, si è scontrata con un'altra auto che proveniva in senso opposto, condotta da un quarantenne della provincia di Teramo. Ad avere la peggio proprio la 63enne, deceduta dopo il ricovero al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Serie le lesioni riportate dall'altro automobilista ricoverato in codice rosso. Sul posto sono intervenuti per prestare i soccorsi il personale del 118 e i vigili del fuoco. Ancora cronaca, ma siamo a Pescara, arrestato dalla polizia dopo la rapina in banca con una pistola finta. Protagonista dell'episodio avvenuto questa mattina proprio a Pescara, un quarantenne originario di Bologna che era agli arresti domiciliari a Mosciano Sant'Angelo. L'uomo è entrato in azione nella filiale UbiBanca di Piazza della Rinascita con il viso parzialmente coperto da una mascherina, ha minacciato i dipendenti con l'arma a giocattolo senza tappo rosso. Poi è fuggito con il bottino, circa 100 euro. Una volta fuori dalla banca è stato inseguito da alcune persone, tra cui un carabiniere in congedo. Contestualmente è stato lanciato l'allarme al 113. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della squadra volante. Alla vista dei poliziotti il quarantenne ha provato a estrarre la pistola, ma è stato bloccato e arrestato. Dovrà rispondere di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Cambiamo argomento adesso, i dati positivi di Union Camere rispetto alle iscrizioni delle aziende artigiane fanno ben sperare l'associazione Casa Artigiani rispetto alla ripresa post-Covid. Nell'incontro con l'assessore alle attività produttive della Regione Abruzzo, l'associazione di categoria chiederà di spingere sull'accesso al credito delle piccole imprese. Ascoltiamo l'intervista a Flaviano Montebello proprio di Casa Artigiani. Come Casa Artigiani Abruzzo siamo partiti dall'analizzare il dato Union Camere positivo, che appunto dà un saldo tra cancellazioni e iscrizioni alle Camere di Commercio abruzzesi positivo di 560 aziende, quindi uno 0,36 in valore assoluto. È un dato importante, però abbiamo chiesto nel contempo degli interventi alla Regione Abruzzo. Incontreremo l'assessore Febbo la settimana prossima e in più ci siamo incontrati anche con il comitato scientifico presieduto dall'avvocato D'Orazio e abbiamo fatto le nostre proposte come Casa Artigiani. Riteniamo importante innanzitutto che sul credito ci sia maggiore attenzione della Regione, soprattutto dopo l'insuccesso di quello strumento finanziario che è stato Abruzzo Crea. Con questa nuova liquidità si potrebbe rifinanziare per esempio la legge regionale 2017, la 10 del 2017, che appunto prevede, diciamo, delle erogazioni da parte dei confidi alle imprese. Sono state migliaia le imprese che negli ultimi anni sono state assistite ai confidi abruzzesi grazie a questo strumento finanziario. Abbiamo detto anche alla Regione di studiare un pricing politico, cioè un tasso di interesse, un costo di commissione prestabilito. Abbiamo anche detto alla Regione in materia di formazione che qualche, diciamo, proposta nostra deve essere, diciamo, deve avere la massima attenzione. Mi riferisco soprattutto al voucher Covid che appunto abbiamo detto alla Regione si potrebbero dare 1000 euro a ogni, diciamo, ragazzo disoccupato regionale che vuole fare un corso di formazione, oppure anche una persona che è rimasta inoccupata dopo purtroppo questa brutta esperienza del Covid. Nello stesso tempo una maggiore attenzione per i corsi OS che hanno avuto, diciamo, la grande capacità di formare del personale che è stato veramente apprezzato nel momento della pandemia e comunque ogni giorno per anziani, per disabili, insomma gli OS si sono affermati nel territorio regionale. La terza questione che abbiamo affrontato è la questione delle autostrade. Finalmente adesso, insomma, c'è la riduzione dei pedaggi, c'è anche finalmente qualche viadotto che comincia a riaprire, però ci sono ancora tempi di percorrenza molto lunghi. Abbiamo assistito a un rimbalzo di responsabilità tra Autostrade per l'Italia e il Ministero, insomma, tutto questo deve finire, anche perché il turismo abruzzese ha già una serie di problemi e sicuramente la situazione delle nostre autostrade naturalmente non è un fattore positivo. Sono in corso gli interventi di riparazione della condotta principale della rete idrica gestita dalla Sasi a seguito di una rottura avvenuta questa mattina in località Rio Secco nel comune di Casoli di Chieti. È stato necessario sospendere la fornitura idrica, quindi 18 comuni rimarranno senza acqua per l'intera giornata. Siamo consapevoli del disagio per i cittadini, ma non si può fare altrimenti, dichiara il responsabile dell'area tecnica
della SASI Pio di Ippolito. Stiamo lavorando senza sosta per effettuare questa urgente riparazione e cercare di ultimare i lavori entro i tempi stabiliti. I comuni interessati dalla sospensione della fornitura idrica sono Altino, Archi, Atessa, Casalbordino, Casoli, Cupello, Furci, Gissi, Monte Odorisio, Paglieta, Perano, Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni, Torino di Sangro, Vasto e Villa Alfonsina. Un abruzzese in Australia ci racconta le opportunità che offre quel paese dove si recano per studiare o lavorare sempre più giovani. Lo ascoltiamo. L'Australia è la nuova terra dell'oro, sempre più italiani si recano nell'ex colonia britannica per studio o per lavoro. Enjoy Education è una società che offre assistenza a chi intende cambiare emisfero. Ce la racconta una pescarese ormai in pianta stabile ad Adelaide, nel sud dell'Australia. È proprio una società che fa da tramite fra gli studenti italiani, cioè perché ci occupiamo fondamentalmente, aiutiamo principalmente gli studenti italiani che vogliono venire a studiare in Australia e principalmente in Sud Australia, quindi che intraprendono un percorso di studio qui, di inglese, professionale oppure universitario. La società in un anno ha offerto assistenza a una cinquantina di studenti, ma gli italiani che scelgono di emigrare sono sempre di più. Ci sono circa 4.000 studenti, solo studenti, che vengono qui, per non contare pure studenti che vengono con altri visti, che non sono proprio quelli di studio, che vengono qui per fare un periodo, che però magari durante quel periodo studiano anche inglese. E per fare un'esperienza di vita. Alcuni fanno un'esperienza formativa, ad esempio per imparare la lingua e poi tornare a casa arricchiti. Altri decidono di rimanere all'estero, specialmente se ci sono maggiori occasioni di trovare un impiego. Le percentuali crescono di quelli che vogliono rimanere, perché di solito c'è sempre più voglia di venire a provare questa terra, di venire qui e di immigrare in questa terra. E il Covid in Australia è stato meno devastante che altrove. L'Oceania geograficamente è sempre stata isolata e così ha un ecosistema unico e da preservare. Anche per questo, con l'arrivo del virus, l'Australia ha blindato i suoi confini. Un problema sia per gli italiani rimasti bloccati dall'altra parte del mondo, sia per chi si occupa di scambi culturali. Naturalmente c'è stato uno stop, però qui ci sono stati tanti studenti che erano all'interno dell'Australia e che abbiamo aiutato a rinnovare i visti di studio o a trovare altre soluzioni, perché la maggior parte delle persone che erano già qui hanno deciso di non andare via. Adesso parliamo di sport, ovviamente calcio di Serie B, partita decisiva questa sera alle ore 21 per il Pescara, che si gioca alle chance salvezza al provinciale di Trapani. Sottil dovrebbe confermare il 3-4-1-2 con la probabile sorpresa Bocic dal primo minuto. Occhio anche agli altri campi dove si intrecciano interessi differenti di classifica. In casa Trapani il tecnico Fabrizio Castori presenta il match di stasera con una consapevolezza. I siciliani stanno molto bene dal punto di vista fisico e cercano un'impresa sportiva a tutti gli effetti. I servizi. La gara più importante della stagione, il Pescara stasera si gioca una fetta forse decisiva del proprio futuro e dell'obiettivo salvezza su un terreno di gioco che qualche anno fa gli regalò una grandissima soddisfazione. Non cambia il palcoscenico, Trapani, ma per il Delfino la posta in palio è davvero altissima. In più di ieri la notizia della conferma delle 3 giornate di squalifica per Galano dopo l'episodio del rosso di Venezia dello scorso 13 luglio. Sottil conferma la difesa 3 con Bettella in dubbio, ma che anche secondo l'allenatore dovrebbe scendere in campo nel pacchetto arretrato insieme a Scognamiglio e Drudi per una terza linea con grande esperienza. Zappa a destra e Masciangelo a sinistra, in vantaggio su Crecco nella mediana, che vede la conferma di Memusciai e Busellato, considerata anche l'indisponibilità per squalifica di Castanos. Davanti, assente Galano come detto, Maniero guiderà l'attacco certamente con Clemenza e uno tra Bocic e Pucciarelli. L'allenatore biancazzurro ha fatto intendere che il giovane esterno potrebbe avere una possibilità dal primo minuto, anche per sparigliare le carte in 90
90 minuti decisivi. In quella zona calda peraltro attenzione agli altri match, partendo dal Del Duca, dove l'Ascoli a quota 45 ospita il Pordenone quarto in graduatoria, a meno uno dallo Spezia che si reca invece allo Zini per far visita alla Cremonese che ha 44 punti, in piena lotta col Pescara per la permanenza in Serie B. Altro terreno di gioco bollente è quello di Venezia, arancio, nero, verdi a pari punti con la Cremonese, ma che avranno di fronte una Juve Stabia assolutamente rinvigorita dal successo clamoroso in rimonta contro il Chievo Verona e che ne ha rilanciato le quotazioni in chiave salvezza. In Calabria invece il Cosenza tenta un miracolo sportivo, non tanto per via dell'avversario, il Pisa, ma perché a quota 37 a 4 lunghezze di distanza dai play-out. Poi c'è la gara in Liguria, quella centrale, oltre alla propria, per il Delfino. L'Entella ha ancora qualche possibilità di entrare nell'otto play-off. Dalla parte opposta, il Perugia di Oddo, appena tornato in biancorosso, ha la stessa quota del Pescara, tenta il colpaccio in trasferta. Il Delfino tuttavia ha una strada sicura. Se vince stasera, considerando poi l'impegno con Livorno già retrocesso, con 6 punti può dirsi al sicuro. Stasera non ci sono alternative dunque. Ogni altro risultato, che non sia quello della vittoria, renderebbe gli ultimi 180 minuti assolutamente da fiato sospeso. Ma è normale, abbiamo subito accusato il colpo, però bisogna sempre ripartire nel calcio, resettare tutto, si riparte perché ogni partita ricomincia da capo, è una storia nuova, un capitolo nuovo. Come ho sempre detto, finché la matematica ci dà speranza e noi speriamo, ci dobbiamo concentrare solo per la prossima partita, che è quella di domani con il Pescara, e quello che è stato, insomma, al 90esimo. È normale che se si è vinto si esulta, se si è perso ci si rammarica di come è andata la partita. Noi abbiamo analizzato il giorno dopo immediatamente quelle che sono state le situazioni che, insomma, ecco, come sempre dobbiamo discernere bene, però ecco, siamo concentrati per questo match, siamo allenati bene, abbiamo cancellato e ormai tanto ci sono 3 partite, dobbiamo fare il massimo fino all'ultimo e poi tireremo le somme. Mi aspetto, io ho un gruppo di ragazzi che si allena molto bene, è una squadra che ormai gioca a memoria e quello che conta è che la squadra si esprima al massimo delle proprie possibilità, a prescindere da chi va in campo, perché quando uno crea un sistema di gioco, crea un'organizzazione, una mentalità, è importante che chiunque appunto scenda in campo sviluppi al massimo e al meglio le proprie capacità e caratteristiche. Quindi è una squadra che è cresciuta molto, è una squadra in crescita e quindi mi aspetto che finisca ancora con questo trend che ci ha contraddistinto negli ultimi mesi. E sotto l'aspetto fisico la squadra sta alla grande, perché andiamo il doppio dei nostri avversari fino adesso, quelli che abbiamo incontrato, a livello di risorse mentali, questo anche crea comunque fiducia, convinzione, e quindi abbiamo tutte le prerogative per fare un finale di stagione al massimo delle nostre possibilità. Io preferisco tirare le somme alla fine, non è ancora finita, quindi, perché il risultato finale cambia qualsiasi tipo di considerazione, quindi i bilanci si fanno alla fine e adesso è ancora presto e prematuro per fare qualsiasi tipo di valutazione. E superare Pescara non è che sia una passeggiata di salute, quindi non possiamo pensare a Pescara, Perugia e Crotone, perché impazziamo, no? Pensiamo intanto alla partita di domani, che ha già il suo coefficiente di difficoltà, poi valuteremo le altre. E ovviamente vi ricordo questa sera l'appuntamento dalle 20.30 con Diretta Stadio, con Andrea Costantini in studio, con i suoi ospiti e Paolo Renzetti per raccontarvi la gara decisiva davvero del provinciale di Trapani contro, che il Pescara affronterà contro il Granata di Fabrizio Castori. Questo era l'ultimo servizio per quanto riguarda il nostro telegiornale. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.